Le periferie d'Italia, avete sentito i diversi accenti, le periferie d'Italia con più o meno gli stessi problemi, Roma in particolare, in questo caso parlavamo di mobilità, di arrivare a fare una cosa in tempo utile partendo dalla periferia. Allora, qualcosa si cerca di fare, ovviamente, come è doveroso da parte di un'amministrazione. Io saluto la presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Roma, Donatella Iorio, ben trovata, dottoressa Iorio. Grazie. Grazie a lei per avermi invitato. No, grazie a lei, presidente, perché possiamo perlomeno, adesso non voglio fare come Renzi gli annunci, no? Però intanto possiamo, come dire, usiamo un altro termine, possiamo spiegare, ecco, le strategie del Comune di Roma per le periferie. Lei ovviamente ha un ruolo importante con la presidenza della Commissione Urbanistica. Intanto, presidente, qual è la visione che voi avete delle periferie romane e come intendete in modo generale intervenire? Allora, sicuramente proprio come ho sentito prima passare, diciamo, un servizio relativo ad una periferia, la periferia nord tra Palmarola e Casal del Marmo. Sì. Accidenti, complimenti, l'ha individuata al volo, brava. Questo è un test ottimale. Va bene. La persona che avevate intervistato, sì, se non sbaglio, anche un'intervista di qualche tempo sì, fa. Sì, il sì, problema sì. principale di quasi tutte le periferie è legato, come diceva lei, giustamente alla mobilità, alla difficoltà che hanno gli abitanti di questi quartieri a raggiungere il luogo di lavoro, a spostarsi. Questo perché purtroppo la periferia di Roma è stata, diciamo, considerata appunto un luogo, se vogliamo, di serie B, per cui sono nati gli appartamenti, le palazzine, si è creato, diciamo, un denso si sono densificate le periferie, ma non si sono portati altresì i servizi in questi luoghi, quindi per alcuni è anche molto difficile avere una scuola nel proprio quartiere. E quello che ne soffre è soprattutto la mobilità, perché molti si spostano ovviamente col mezzo privato e in alcune di queste periferie non arrivano neanche sufficienti mezzi di trasporto per consentire alle persone di spostarsi appunto con il mezzo pubblico. Quindi sicuramente l'aspetto fondamentale su cui si dovrà agire è la mobilità, il miglioramento del trasporto pubblico, e su questo stanno facendo un ottimo lavoro sia l'assessore Meleo che il presidente della commissione Enrico Stefano e tutti i consiglieri che si occupano di mobilità, con cui ci troviamo a lavorare spesso in sinergia, perché appunto l'urbanistica è un tema molto ampio che deve per forza interfacciarsi con altri settori, altri argomenti. Gli interventi che si stanno facendo quindi dal punto di vista della mobilità sono tanti, anche per esempio lavorare molto sulla mobilità dolce e la mobilità sostenibile, proprio con l'ultimo bando delle periferie che ricordo ha previsto lo stanziamento di circa 18 milioni di euro per il Comune di Roma. Una parte di questi interventi sono stati destinati proprio per piccoli interventi di mobilità sostenibile in tutti i municipi e nelle vicinanze delle scuole, degli edifici scolastici. Quindi si deve ragionare su larga scala, ma anche su piccola scala, proprio per fluidificare il traffico e gli spostamenti in queste periferie, che sono per lo più sorte in maniera spontanea. In molte di queste abbiamo dei nuclei abusivi, di edilizia ex abusiva, poi sanata e condonata, che come dicevo prima non hanno gli adeguati servizi e le adeguate infrastrutture. Sicuramente ci sono però anche dei quartieri che sono nati, l'abbiamo visto negli ultimi anni, dal 2008 dopo il piano regolatore in poi, no? Quartieri che però sono nati male, non si sa per quale motivo, forse ci sono stati sottovalutazioni, errori di progettazione. Noi spesso abbiamo ospitato qui in radio, no, i presidenti dei comitati di quei quartieri che ci hanno raccontato che appunto uscire, entrare nel quartiere è un problema quando piove, ma addirittura insomma bisogna svegliarsi alle 5 della mattina per poter uscire dal quartiere perché c'è solo una strada che collega con il resto della città. Ecco, queste situazioni, presidente, si possono mettere le mani oppure ormai è così e c'è poco da sperare? No, sicuramente noi dobbiamo intervenire in queste situazioni perché non è possibile lasciare tutto così com'è.
E lei ha ragione, abbiamo dei quartieri nati anche di recente, quindi costruiti ex novo, di sana pianta, quindi con una pianificazione alle spalle, quindi non sorti spontaneamente, che comunque già dal piano adottato prevedono una sola via di uscita, di ingresso e di uscita da quel quartiere. Sì. Uno per tutti, cito il caso per esempio di Castelverde, dove ci sono piani di zona, una situazione anche molto complessa, dove i cittadini di quel territorio non hanno neanche a disposizione le scuole dove portare i propri figli e quindi devono spostarsi nei quartieri limitrofi per accompagnare i propri figli a scuola, e tutto, come ho già detto prima, con gravi disagi, soprattutto legati alla mobilità. Allora, si può intervenire sicuramente e lo si deve fare cercando di reperire fondi. Ci sono questi fondi? Ce li abbiamo, allora, Presidente? È molto difficile trovare fondi all'interno disponibili per i nuovi investimenti nel Comune di Roma, quindi per fare nuove opere. Purtroppo la situazione sulla quale andiamo ad intervenire non è una situazione rosea, come tutti quanti sanno. E anche perché, come ho detto già prima, alcuni di questi quartieri, tra cui mi riferisco in particolar modo ai piani di zona, sono nati senza avere, diciamo, un equilibrio economico, per cui gli oneri che i privati versano per gli oneri di urbanizzazione non sono sufficienti neanche per realizzare le opere di urbanizzazione primaria, quindi neanche strade, fogne, illuminazione. Ed è una situazione effettivamente drammatica, perché questo, diciamo, non è un caso isolato e sporadico, ma ci sono molti quartieri e molte periferie che versano in questo stato. Per questo io ritengo che si debba innanzitutto smettere di costruire in luoghi di questo grandissimo comune, che come superficie racchiude in sé molte delle città più importanti d'Italia, più grandi d'Italia, di costruire ai confini del comune. Noi siamo arrivati veramente a realizzare nuovi insediamenti anche molto molto distanti dal centro, e poi il problema è portare lì tutte le infrastrutture, le strade, i mezzi di trasporto. Bene. Quindi diciamo c'era proprio alla base una pianificazione del tutto distorta. La prima cosa che si potrà percepire in conclusione, Presidente Iorio, per quanto riguarda le periferie, il primo dato proprio sensibile che potremmo magari vedere a occhio nudo, quale potrebbe essere? Allora, a occhio nudo, così da un giorno all'altro... No, da un giorno all'altro! Non è facile. No, da un giorno all'altro. Però il primo progetto che porterete avanti con forza per le periferie? Il primo progetto, le ripeto, sono questi finanziati anche con il bando delle periferie, che oltre alla mobilità dolce e sostenibile a cui vi facevo riferimento prima, prevede anche un intervento nell'ambito del Corviale, uno a San Basilio, ed un altro invece un recupero di un edificio ad Ostia, l'ex GIL di Ostia. Sono già in corso i progetti definitivi e si è nella fase della preparazione delle gare, quindi quelli sicuramente saranno i primi a partire. Perfetto, e noi li attenderemo per raccontarli ovviamente attraverso Radio Cusano Campus, per verificare e per magari mettere, come dire, un mattone propositivo e di felicità nella nostra città con questa attività sulle periferie. Grazie al Presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Roma. A risentirci, Donatella Iorio.